E potete seguirla in questo momento anche sulla sua diretta. Stava facendo una diretta su Instagram. Ah, ok. Abbiamo qui. Aspetta, allora la aspetta, facciamo, aspetta, dai. Che ci prepariamo. Adesso che nel frattempo salutiamo Michele Lunella, grande. E poi ci sono due ospiti lì che stanno aspettando. C'è un grandissimo, un grandissimo ospite. L'altro un po' di meno, ma un grandissimo ospite. Okay. All'ombra, è all'ombra, è all'ombra. È qui con noi, che sta aspettando di fare la diretta, ma proprio poi partirà la bellissima Mila Suarez. Eccomi qua, ciao a tutti, buon ciao, pomeriggio. Mila. Allora, come andiamo Mila? Molto novità, bene. Novità. In che senso? Di quelle novità? Ci sono tantissime novità, guarda, ormai ogni giorno è una novità. Ce ne siamo dette una prima, non so se vuoi dirla. Quale? Quella di una persona con ma proprio, proprio questa qua come la prima come domanda. Prima news. Non ho capito. Allora diciamone un'altra. Dai, magari lo diciamo per dopo, così tengo tutti i miei fan a seguirmi le mie dirette. Allora, certo. Per l'ultima. Dai. Allora Mila, cosa ci fai qui al League Master? Stai partecipando anche tu? Hai giocato? No, ieri non potevo giocare perché ieri non stavo molto bene, quindi stasera sono pronta, sono carichissima e stasera gioco. E poi tu giochi anche a golf, no? Sì, infatti mi ricordavo ogni tanto qualche volta vado a giocare un po' il golf e poi mi ricordavo qualcosa con te del golf, tanto tempo fa. Sono passati un po' di anni, non tanti perché sei giovanissimo. Però infatti, magari qualche 5 anni, così esatto. Più o meno. Anche sì. 13. No, 13 no, 5. No, 3 ho detto. 3. Ah, ok, sì, più o e meno. Mila, allora sì. Cosa ci racconti di bello? Vabbè, adesso sei qua a Milano Marittima, poi programmi. Programmi se ne parla a settembre, quindi adesso io in questo momento sto godendo l'estate che è bellissima, fantastica, e a settembre si parla su tutto, di sicuro qualcosa di nuovo ci sarà. Mira, per ricordare un po' del passato, nella casa di Grande Fratello? Beh, l'esperienza del Grande Fratello, diciamo che io voglio ricordarla come una cosa positiva, una cosa. Ci sono stati anche momenti molto difficili, però grazie a quei momenti difficili mi hanno fatto anche rinascere. Quindi in questo momento quella casa ricorderò come un bellissimo ricordo e basta. Se dovessi capitarti un'altra occasione, parteciperesti ancora oppure no? Sul Grande Fratello questa volta devo pensarci bene, non penso, le cose si fanno una volta nella vita e basta, non farai un'altra volta il Grande Fratello. Per te non è stata allora un'esperienza diciamo positiva, a prescindere da quello che è successo? Beh, non è questione che non è stata positiva, no, nel senso, magari l'hai vissuta purtroppo, non ridere. No, cioè spiace perché comunque. Ma infatti anche a me dispiace tantissimo, esatto. Veramente, perché io alla fine sono entrata per farle un gioco, esatto. Non trovare questa cattiveria dentro la casa. E poi alla fine è giusto così, perché comunque il conto devono pagarli tutti. Il tempo è il tempo e con questa ragazza qua lei è stata troppo cattiva nei confronti miei. Oggi come oggi posso dirlo che ho presentato questa causa al tribunale e quindi si parla a settembre che l'ha fatta una querella. Beh, devo dire che comunque non è uscita benissimo, no? Perché alla fine gli haters ce ne sono tanti. Eh sì, perché comunque io fino a quando ero dentro la casa non riuscivo a capire niente, non guardavo nulla, cioè alla fine cercavo di parlare con tutti, senza motivazioni, io vedevo questa cattiveria addosso di me e fino a quando sono uscita dalla casa, grazie ai miei fan comunque loro hanno preso tutti i video quando lei parlava male, diffamazioni, del bullismo, del razzismo, tutto insieme. Allora alla fine ci ho pensato, è andata la causa avanti e quindi oggi come oggi posso dirlo che è stata presentata al tribunale. Okay, che siete più o meno il prime che venite a sapere questa cosa, grazie, quindi Mila, sei un tesoro. Solo perché ti conosco. Grazie. Andrea, è giusto perché tantissime volte i miei fan mi chiedono sempre Mila com'è andato con la Dinuccia, l'ho fatta ragazzi, e è giusto. Progetti per il futuro? Dai, dici, parlaci in futuro. No, ho detto che si gode le vacanze. Poi ragazzi, prima le vacanze. Temptation Island, uomini e donne e alla fine l'isola dei famosi, vero Mila? Ah, oh, vabbè, l'isola dei famosi, sì, io il mio sogno è di farla, quindi lo vorrei fare. Magari, perché no?
Che infatti... Noi ti vedremo bene. Va bene, speriamo. Si mangia un po' di meno lì rispetto alla casa. Infatti, ma infatti però... a me vogliono mandarmi per 2 anni. Non ho capito, cosa? No, lui lo voglio mandare per 2 anni, ma anche per 20 anni, secondo me. Aia, io ormai devo guardarmi il cast molto bene questa volta, qua devo capire veramente la situazione, però... Ogni cosa l'ho fatta nella mia vita, lo farei sempre, non sono mai impentita su niente, certo. E quindi anzi è sempre una rinascita di più e sono molto fiera di me stessa. Infatti anche quando ero dentro la casa del Grande Fratello io dicevo sempre dentro di me: ti amo, mi dispiace e perdonami per quello che ho passato, e oggi è la mia forza. Mila, e per quanto riguarda il tuo ex fidanzato, diciamo Alex Berry, che rapporti siete rimasti? Amore mio, non è un'altra domanda a parte di questa. E beh, due sono le domande, vai Mila. Scusami, ma poi ritorniamo. Perché devi andare a tirare la polverina? No, scusa. Allora, do io un'anteprima, non torneranno mai più assieme. No, è l'unica cosa che posso dire adesso, io veramente non ho più notizie, non controllo, non guardo, e le auguro tanta felicità e basta, non ho altro. Capitolo chiuso. Ho un capitolo chiuso che non si torna più indietro. Va bene, Mila, ti ringraziamo, ti lasciamo andare perché stasera sarà impegnata anche a giocare la partita e spero di vincere. Ti ricordo che non si tira la racchetta ma si piglia la pallina. E noi ti chiediamo di fare un saluto per i nostri ascoltatori di Radio RDS con la tua voce. Vi auguro una buona serata, mando un grandissimo baci a Willy, ciao a tutti da Mila Suarez. Ciao Mila, grazie. Grazie a voi, grazie a voi.